attimo, più o meno il discorso si riferisce, penso che tutti siano informati, che da 6 mesi sono, ho avuto questa pena di 3 anni di sorveglianza speciale, e in questi 6 mesi su 19 richieste che ho fatto, per i motivi più vari, da motivi ambientali a motivi ambientali, nel senso culturali, sindacali, familiari, o antifascisti, nel senso anche gli appuntamenti dell'ANPI, mi sono stati tutti vietati, a parte uno, quando mi ha consentito il giudice di andare alla sede dei Comas. Probabilmente convinto che andavo lì per questioni pensionistiche, mi aveva autorizzato. Quando ha capito che invece non era quello, perché non ho ancora interesse alla pensione, e quindi era un discorso più legato alla mia funzione sindacale di iscritto oramai da decenni ai Cobas, mi ha impedito tutti gli appuntamenti. Quindi qui ho anche tutti i rigetti che mi sono stati consegnati. Dopo anche di andare solo a una riunione ai Cobas mi è stato impedito, di andare 2 volte a un'assemblea sempre dei Cobas, una degli Cobas scuola e una dei Cobas normali, il circolo di Piatolino mi è stato impedito, e anche la conferenza stampa che adesso stiamo facendo qui in maniera raffazzonata, in verità doveva essere martedì alle ore 11 nella sede dei Cobas, qui vicino a poche centinaia di metri, ma il giudice della sorveglianza speciale anche lì mi ha fatto divieto, e c'è anche qui allegato il fatto che non mi autorizza neanche a andare in queste situazioni qua. Oltre a queste c'è tutto il discorso culturale, che io ho fatto anche delle richieste lì in loco, cioè nel circondario della Valsusa, cioè sempre vicino a Bussoleno, al Colle della Sietta, alla Festa del Piemonte, al Forte di Exil quando c'era una mostra, a una sagra paesana a Villar Fucchiardo, e anche lì mi è stato impedito di andare. Poi ci sono stati ben 4 appuntamenti dell'ANPI, che sono anche documentati. All'ANPI sono iscritto, all'ANPI di prima ero iscritto all'ANPI qui del Sacrario del Martinetto, poi negli ultimi 10 anni, da quando abito in Valsusa, mi sono trasferito all'ANPI di Bussoleno. Ho fatto 4 richieste, di cui una ero anche stato nominato portabandiera da parte dell'ANPI alla sagra all'8 dicembre, eppure mi sono stati vietati anche quelli. Poi ho chiesto di andare al funerale di Gianni Vattimo, perché lo avevo funerale alla Camera Ardente, eppure mi è stata anche vietata, nonostante che lo conoscevo molto bene, e quindi anche lì un altro divieto. Poi c'è il discorso dei divieti familiari, che sono in teoria, all'inizio il giudice diceva che mi avrebbe autorizzato solo le questioni familiari e sanitarie. Poi ho fatto 2 richieste per quelle familiari con la mia compagna a Taggia, e anche lì mi è stato impedito ad agosto, con la scusa che poteva venire lei perché era in vacanza. A novembre di nuovo mi è stato impedito di andare alla casa lì dove pago le bollette, a Taggia, dove sono bollette di tutti i tipi, e mi occupo della ristrutturazione dello spazio, e mi è stato di nuovo impedito con altre fumose argomentazioni che sono anche qui allegate. E quindi poi ci sono state altre domande che ho fatto di altri argomenti. Devo dire che sulla roba di, per esempio, negli ultimi 4 anni sono stato detenuto ben 4 volte, però alla fine questa sorveglianza speciale, se vogliamo, questa sorveglianza che poi penso che fosse nata in origine per la criminalità comune legata al brigantaggio, penso alle associazioni mafiose di una volta, viene adesso praticata così anche in questi contesti qua, ed è comunque un provvedimento che limita la libertà, in assenza di reati e tutto quanto, limita molto le libertà dell'individuo,
del cittadino, se vogliamo chiamarlo in questi termini qui. Perché poi quando ho avuto le pene, quando sono stato anche ai domiciliari o in altre situazioni, sono sempre stato autorizzato dal giudice per motivi familiari ad andare a Taggia. Venivano anche i carabinieri di Taggia lì, quindi non si capisce il senso di questo rigore, che penso sia finalizzato solo al mio caso soggettivo, perché non credo che normalmente quelli che hanno questo tipo di provvedimento hanno a che fare. Poi si sviluppano questo tipo di richieste sempre su questioni personali e familiari, ma o sanitarie, solo per approfittare del contesto in cui vivono. Il mio caso non è quello, perché non faccio richieste di quel tipo lì per soddisfare le, come si può dire, per prendere in giro il tribunale facendo la richiesta fittizia di andare in ospedale e poi vado da un'altra parte, o di muovermi così alla Carlona, come penso fanno una parte grossa dei pregiudicati che hanno questo tipo di provvedimento e lo sopportano. Comunque, in ogni caso, stiamo anche valutando di fare con un Parlamento. Adesso parte il discorso con i costituzionalisti su questa norma della sorveglianza speciale, ma anche un'interrogazione parlamentare nei prossimi mesi, proprio su questo caso qua, su questi divieti che mi impediscono qualsiasi attività di tipo sociale, culturale, ma anche il Consiglio Comunale di Mussoleno mi è stato impedito di andare. Comunque ne parleranno meglio Nicoletta, il COPAS e Franco dell'esecutivo del COPAS, dell'AMPI di Mussoleno, entreranno un po' meglio nei particolari. Emanuele potrà anche dire la sua, che è un mio avvocato che mi assiste anche nei procedimenti e anche le vicende del COPAS. Da chi iniziamo? Emanuele, inizia. Allora, va bene. No, in realtà io seguo le decisioni del Comune in ambito del COPAS, così come la collega Perolo che è qui con noi, quindi non voglio entrare troppo in tecnicismi sotto il profilo del provvedimento della misura di prevenzione, cioè la sorveglianza speciale. Devo però sottolineare un aspetto, che se la funzione della misura di prevenzione è quella di prevenire l'attitudine alla commissione di determinati reati, e nel caso specifico che riguarda Giorgio Rossetto, riguarda reati di conflitto sociale o legati al conflitto sociale, davvero fare una restrizione o un'interpretazione restrittiva molto rigida e molto rigorosa e snaturante la stessa natura e la stessa funzione che deve avere l'istituto della sorveglianza speciale. Perché le richieste che ha snocciolato ora Rossetto non riguardava la partecipazione a manifestazioni anche solo in odore di problemi di ordine pubblico, ma riguardava la partecipazione a eventi come la commemorazione dell'AMPI, come l'attività sindacale di tipo anche informale, come la partecipazione al Consiglio Comunale di Mussoleno. Ora, non si comprende perché questo genere di attività siano non compatibili con la prevenzione che si vuole attuare attraverso l'imposizione della sorveglianza speciale. Per questa ragione davvero appare un atteggiamento di accanimento. Il Tribunale potrà rispondere: noi ci atteniamo alla lettera della norma e alle disposizioni che prevedono le deroghe rigidamente solo in alcuni casi. Beh, devo dire che però non di meno va tenuto conto di quella che è la ratio della norma, che non è una norma punitiva, ma è una norma preventiva. E anche laddove invece c'è una sentenza che punisce, la possibilità di derogare, quindi di consentire una vita sociale al condannato in via definitiva, esiste, quindi tanto più non si comprende come un'applicazione invece rigida di una misura di prevenzione che non è punitiva ma è di prevenzione possa andare invece a minare ogni aspetto della socialità del prevenuto, diciamo così, di colui che è colpito da questa sanzione. Per cui ritengo che
sia giusto sollevare questo problema e che vada affrontato in tutte le situazioni. Lascio spazio. Diego, volevo io. Ma Diego, esecutivo Cobas. Sì, noi conosciamo, almeno io personalmente conosco Giorgio da almeno 25 anni, quindi è una conoscenza di lunga data. In tutto questo periodo devo dire che lui è sempre stato un carissimo ragazzo, non un bravo ragazzo, ma un carissimo ragazzo che ha sempre dimostrato una certa assoluta predisposizione a occuparsi degli altri, no? E a sottomettere se stesso a quelle che sono le ingiustizie che giorno per giorno, senza bisogno di andare troppo lontano, uno può riscontrare tutto sotto i suoi occhi. Ecco, lui dobbiamo definirlo con una piccola giro di frasi, direi che è uno che non si gira mai dall'altra parte, è uno che ha sempre ben presente, che sa immediatamente rilevare quelle che sono queste nostre enormi contraddizioni della società in cui viviamo in tutti i suoi ambiti, e in questo contesto soprattutto analizzare, vedere, indignarsi e cercare in tutti i modi possibili di reagire rispetto a quelli che sono i più bistrattati, i cosiddetti ultimi. Non è un caso infatti che da questo punto di vista, se il compito che gli abbiamo affidato come struttura, diciamo, politica e sindacale, insomma, come sono i Cobas, è quella di cercare di mettere nero su bianco, di fare una rappresentazione per un intervento strutturale su quello che è tutta la precarizzazione del lavoro, questa scala che da mai diversi anni tende ad andare sempre più in basso, e mentre procede in questo suo sviluppo di sottrazioni, di sottrazioni di diritti, di sottrazioni di bisogni, soprattutto di cercare di rendere sempre più amara e triste questa nostra realtà, ebbene, questa era forse la dimensione ideale per chi ha questo tipo di sensibilità e di predisposizione. E però è chiaro che dall'altra parte il potere cerca in tutti i modi di contrastare, no, queste possibilità e queste volontà di reazione. E Giorgio non se ne cruccia, no, da questo punto di vista. Non se ne cruccia perché sa benissimo quelli che sono, quello che si può aspettare, come lo sappiamo benissimo anche noi in tante altre situazioni. Però la nostra determinazione non si limita a una sorta di impropria resilienza, ma invece noi siamo ancora quelli che considerano la fase della resistenza, del rispondere e di reagire a qualsiasi sollecitazione di male contrario che ci vengono. E quindi massima solidarietà a Giorgio, massima volontà di esservi a fianco in questa sua battaglia, che è una battaglia fondamentale, che non è fatta solo per lui, perché mettendo in evidenza queste contraddizioni, queste assurdità, mette in evidenza quelli che sono i meccanismi mefitici di questo di quei poteri che ci troviamo di fronte. Avanti. Adesso Nicoletta, consigliere comunale di Pisoleno. Allora, noi sappiamo che i tempi che stiamo vivendo da molto tempo cercano di scoraggiare la partecipazione alla vita pubblica, al controllo popolare, alla possibilità delle popolazioni di poter far sentire la loro voce anche all'interno delle istituzioni. In Valle di Susa sappiamo come le misure preventive siano usate amplissimamente proprio contro il tentativo delle persone, delle popolazioni, dei cittadini di far valere l'interesse collettivo contro l'interesse dei pochi, che sono poi sempre gli stessi, che sono i poteri forti, che sono quelli che sono difesi dai tribunali
e che vogliono un futuro che sia di oppressione per tutti. Diciamo che le assemblee rappresentative ad alto livello hanno sempre meno potere popolare. Se c'è un'assemblea rappresentativa in cui i cittadini, la popolazione può partecipare per far sentire la propria voce, è il Consiglio Comunale. Consigli comunali, il Consiglio Comunale di Bussoleno, in cui da quest'anno siamo entrati anche noi, io sono lì a rappresentare Unione Popolare per Bussoleno. Un consiglio comunale, soprattutto l'ultimo, quello del 27 novembre, in cui si doveva parlare di bilancio, il bilancio preventivo. Un consiglio comunale che ormai da tempo ha una prima parte dove i cittadini possono intervenire per dire le loro ragioni e chiedere informazioni, chiedere chiarimenti. Giorgio vive la vita del comune, come quella della valle, con l'impegno di sempre, con la voglia di partecipazione, con l'attenzione che viene sempre più osteggiata dalle istituzioni. Il Consiglio Comunale a cui aveva chiesto di partecipare era importante e gli è stata negata la possibilità di questa partecipazione, con delle misure che, come già è stato detto ampiamente, sono misure preventive, senza nessuna motivazione. Io ho letto le motivazioni di questo davvero diciamo ridicolo documento che gli nega la possibilità di partecipare al Consiglio Comunale. Nel linguaggio burocratico e minaccioso di sempre viene data una rappresentazione di Giorgio che assolutamente non è quello che Giorgio è. Giorgio non è un pericolo pubblico, Giorgio è una persona che prende parte col cuore e con l'intelligenza alla vita comune. Giorgio è uno che si è messo in discussione sempre, anche all'interno del comune, e questo fa paura ai poteri. È un modo per umiliare, ma soprattutto per isolare il mondo della politica da quella che è la partecipazione popolare. Non dimentichiamo che la Costituzione garantirebbe questa partecipazione. La partecipazione è un diritto e un dovere. Le leggi sono sempre più lontane da questa Costituzione. Tra l'altro le leggi che impongono le misure di sorveglianza speciale, come i fogli di via, eccetera, eccetera, hanno, come già è stato detto, origini lontane. Fin dalla fine dell'Ottocento venivano utilizzate contro la volontà del popolo di partecipare, di farsi avanti e di difendere le proprie ragioni e i propri diritti di vita. Il fascismo poi di queste leggi ha fatto utilizzo a piene mani contro i cittadini, contro chi si opponeva, contro gli antagonisti di quel loro potere, contro le persone comuni. Vediamo che i tempi non sono cambiati, vediamo che sempre più la legge non rispetta questioni di giustizia e di equità, ma invece diventa strumento dei pochi contro gli interessi di tutti. Per questo motivo sono qui per dare una solidarietà attiva a Giorgio e a tutti i compagni che attraverso questi tempi davvero in cui è difficile vivere cercano di opporsi a questa guerra aperta o comunque sotterranea che mina la possibilità della libertà di pensiero, della libertà di azione collettiva. Noi questa valle e questo mondo la vogliamo difendere. Giorgio è uno di noi, anche in questo.
Giorgio per questo è represso, non per quello che avrebbe fatto, ma per quello che è, e cioè un antifascista, un democratico, sincero, non soltanto all'apparenza, perché spesso la democrazia, la parola democrazia nasconde il vuoto, nasconde quello che democratico non è assolutamente, c'è perché si interessa di quello che è il diritto di vivere di tutti, gli esseri umani, la natura, una collettività che continua a resistere e che per questo viene duramente colpita. Noi abbiamo chiesto la solidarietà nei suoi confronti anche da parte di tutto il Consiglio Comunale e nella prossima seduta di Consiglio anche di questo si parlerà e vogliamo Giorgio presente, al di là dei divieti di questo tribunale che è sempre più tribunale dei potenti e non tribunale, come sempre del resto, come tribunale dove la legge viene usata in difesa di tutti. Adesso l'ultimo intervento di Franco dell'esecutivo anti-Bussolano. Ma niente, impedire a Giorgio di essere presente alle iniziative dell'ANPI in Val di Susa da parte del giudice è stata una forzatura pesante, ma io direi anche un po' ridicola, perché nella pomposità delle dichiarazioni del giudice sembra che partecipare a un'iniziativa dell'ANPI in Val di Susa sia una cosa terribile, ma infatti non lo è, perché in Val di Susa, terra di tradizioni antifasciste e partigiane, l'ANPI è sempre stato molto legato alla popolazione, e quindi partecipare per Giorgio a un'iniziativa tra l'altro di questo genere, tra l'altro si pensi anche che in Val di Susa, penso anche in altri posti, ma in Val di Susa il 25 aprile viene celebrato con le istituzioni, anche le manifestazioni dell'ANPE, ci sono sindaci, amministratori che vogliono venire. Il 25 aprile ci sono addirittura c'è addirittura la presenza delle forze dell'ordine locali, quindi voglio dire il legame c'è. Tant'è vero che nella prima richiesta il pubblico ministero ha consentito a questa partecipazione, poi invece è stata cassata da giudice, non si sa per quale motivo. Difatti oggi ci dovrebbe essere la presidente della sezione ANPI di Bussolano Tianocco, non c'è per motivi suoi, perché comunque lei era convinta di poter venire martedì scorso alla conferenza stampa del sindacato dei Copas. Quindi, come dire, al di là della serietà e della tragedia c'è anche la farsa. Impedire a Giorgio di partecipare a una manifestazione dove non può far niente, non può scappare, non può nascondersi, anzi di far vedere perché ci sono tutti, è proprio una stupidaggine, quindi io la metto anche sul ridicolo. Possiamo considerare conclusa la conferenza.